Mi chiamo Bourgeois Mbalé, ho 26 anni, vengo dalla Repubblica Centrafricana, sono membro della Congregazione dei Padri Bitaramiti, sono al secondo anno di noviziato nella comunità di Lissone. Bisogna sapere che sono nato in una famiglia cristiana cattolica e questo desiderio di diventare sacerdote religioso l'ho provato fin dall'infanzia. Da bambino sono stato marchiato dal parroco della mia parrocchia, un sacerdote sempre contento e aperto a tutti. Allora ho detto ai miei genitori che anch'io voglio diventare come questo sacerdote. E più tardi, quando ero d'età richiesta, i miei genitori mi hanno mandato prima a fare i catechesi, poi mi hanno mandato in seminario minore, pensando che più tardi cambierò questa scelta, perché non erano sicuro della mia scelta, ma in realtà questa scelta è rimasta in me fino alla fine, cioè fino ad oggi. Ho conosciuto i padri Bitaramiti quando ero in seminario minore. Alcuni di questi padri Bitaramiti venivano in seminario minore a insegnare il latino, la religione. È così che ho conosciuto personalmente il padre Mario Zappa, un religioso Bitaramiti molto semplice e pieno di gentilezza. È lui che mi ha fatto venire voglia di interessarmi a questa congregazione. Poi ho scoperto il stile di loro vita che mi è piaciuto molto, la semplicità, l'efficienza nella missione e soprattutto la discrezione. E anch'io voglio dare un senso alla mia vita attraverso questo modello di vita. Allora, sono mandato in Italia per vivere un'esperienza particolare, quella di scoprire le realtà del Vicariato d'Italia, quella di vivere un'esperienza con i padri della comunità di Lissone, anzitutto per assistere e aiutare il padre Giacomo Spini, parroco di Sacro Cuore di Gesù, nella sua responsabilità parrocchiale. Si tratta di partecipare ai vari incontri con i giovani dell'oratorio, di aiutare i chierichetti, di prendere parte al coro. In sostanza si tratta per me di partecipare pienamente a tutte queste realtà comunitarie e parrocchiali. E venire in Italia è per me una scoperta, è un'occasione di scoperta di un'altra cultura diversa della mia e dell'apprendimento di una nuova lingua, l'italiano. Mi spiace perché mi ho sbagliato tanto, ma spero piano piano di arrivare a parlare bene questa bella lingua. Mi piace soprattutto questa condivisione di esperienze religiose e comunitarie con i padri della mia comunità, la comunità di Lissone. Sono bravissimi e in realtà sto imparando molto da loro. E grazie a questo la mia visione della vita religiosa si sta rafforzando e sono contento per questo. Per me creare comunità con persone provenienti da diverse parti del mondo, quindi la diversità è una ricchezza, una bellezza e una necessità soprattutto per noi bitaramiti che siamo chiamati a vivere insieme in comunità. Siamo tutti missionari, quindi dobbiamo imparare e inventare come vivere insieme per il benessere della nostra congregazione. Allora, tra 10 anni non so cosa succederà, ma spero di essere un religioso bitaramiti, lavorando per il benessere delle persone e per la nostra congregazione.